A circa 800 metri dalla linea del traguardo, sempre panista, Baronchelli all'estrema sinistra, Saronni al centro, De Wolf in quarta posizione, ora è Baronchelli al vertice del cuneo con Saronni in seconda posizione, circa 400 metri. Ecco le telecamere fisse, lanciato lo sprint, Baronchelli scatta Saronni. Ma sta uscendo un belga, Martens davanti a Hinault e a Saronni. Martens, una volata condotta molto da lontano, troppo lunga, e Freddy Martens, che riceve l'abbraccio della moglie, ha beffato tutti. Fra i due litiganti, Freddy Martens ha piazzato la botta vincente. Per la seconda volta Freddy Martens è campione del mondo. Rivediamo lo sprint, parte lungo Baronchelli, Saronni a ruota, si volta, scatta Saronni troppo da lontano, ecco Martens con Hinault che si riportano nella scia di Saronni. Saronni ancora al centro, ecco Hinault, ecco esce Martens. Ed è Martens che vince, mentre anche Hinault sta recuperando. Allora, Martens poi per il secondo posto sarà in decisione d'arrivo, ma ci sembra che sia secondo Saronni davanti a Hinault.